Ciao a tutti! Oggi io e Maria, la malatina, è soprannominata in questi giorni perché ha avuto l'influenza e adesso sta un po' meglio, ma ha un raffreddore pazzesco. Infatti non riesce a parlare tanto bene, e quindi parlo io. E vabbè, volevamo presentarvi questo gioco divertente che abbiamo costruito. Almeno 3 anni fa più o meno, quando Maria ha iniziato a leggere le sillabe, e è davvero molto divertente. Lo vogliamo condividere con voi. Questo gioco si chiama, vediamo se Maria riesce a dirlo. La rana salterina, esatto, è molto divertente. E adesso vi facciamo vedere come funziona. Intanto vi facciamo vedere che è costituito da un tabellone con dentro tutte queste sillabe e anche delle vocali. Ci sono tutte le vocali e le sillabe con le lettere P, L, T, M, che sono le prime lettere che si imparano. Almeno Maria ha imparato prima queste e quindi le abbiamo messe qui, giusto? Poi abbiamo queste tesserine, queste cartelline, esatto, e raccolta punti, giusto perché si raccolgono i punti. Ok, e i nostri punti sono queste, le ranocchie, ce ne sono tante, sono 20 ranocchiette. Praticamente il gioco consiste nel lanciare la ranocchia sul tabellone e leggere la sillaba su cui cade la ranocchia. Chi legge la sillaba correttamente vince quella ranocchia e la mette sulla sua cartellina. Chi invece lancia la ranocchia sopra nessuna sillaba o vocale oppure sbaglia a leggere, non vince nessuna ranocchia. Alla fine il vincitore sarà chi completa la tabellina con le sue 10 ranocchie. Vogliamo giocare? Certo, io e Maria, insomma, non è che proprio molto alla È pari. vero. Dovrebbero giocare bambini della stessa età e anche a scuola si può fare, oppure, non so, No. comunque, insomma, è un modo divertente per È vero. consolidare la lettura delle sillabe. Adesso vi facciamo vedere come si fa. Io e Maria facciamo una micro partita. Sei pronta? Ok, cominciamo. Via. Vai. Mu. Brava. In mezzo. Tocca a te. Non vedo, non vedo. Era in mezzo anche a te? In mezzo. Vai. Brava. In mezzo. Vai, pesca la ranocchia. Vai, tira. Ah, tocca a me. Anche io ho tirato qua sopra. Ah, come te, vai. Beh, va bene. È qua però, è andata sul giallo, eh. I. Vai. Bravissima. Tocca a me. Grazie. È andata qui. No, No. Sì, però era sul do. Vai. Non c'erano dubbi. Bravissima. Anche per te non c'erano dubbi, era proprio su te. Ma vedi, a me è in mezzo, quindi niente. Vai, tocca a te. Qua sei andata fuori, tocca a me. Ah, niente, in mezzo. Vai. Sì. Però hai sbagliato. Devi prima togliere la ranocchia e poi leggi quello che c'è scritto. Tocca a me. Io ce l'ho sul lo. Vai. Adesso sì. Adesso tocca a me.
vediamo un po' cos'è. È in mezzo, non si capisce poi qual è. Oh, è andata fuori. Tocca a te. Ancora lui. Tocca a me. In mezzo. Tocca a te. Brava. Oh, Maria è quasi vicina alla vittoria. Ne manca una di ranocchia. A me ne mancano quattro. Vado, eh. Dai, è andata bene qua. Te. No, io non ho visto. Non ho visto. Era in mezzo, allora tocca a me. Devi aspettare il tuo turno, se no. Qua è T, vedi, non ci sono dubbi. È andata sulla T. Tocca a te, vai. Lanciala bene. Fai un bel... Ecco. No. La. Oh, hai vinto. Abbiamo completato. Tu 10. Sì, fammi vedere. Io invece 8. Ti è piaciuto questo gioco? Adoro. Ancora? Salterine. Tutte dentro. Cato. Ecco, ci sono tutte? Sì. Chiudiamo il sacchettino. Sì. Nella parte, vedete, qua c'è il tabellone dietro, che c'è un cartoncino per renderlo un po' più rigido. Agganciamo il sacchetto qui e anche le due cartelline dei punti. Una. Eccole, così abbiamo sistemato tutto e il nostro gioco può andare nel cassetto a riposare. Eccoci! Se il nostro gioco, la rana salterina, potete trovare il file scaricabile sul nostro blog all'indirizzo inclusiva-mente. Alla prossima! Ciao!